Marzia Aquilio ci parla nello specifico di Infiamma. Qual è il programma? Ovviamente regina di questa prima edizione è la patata. Infiamma è una rassegna enogastronomica in programma a Pineto il 2 e il 3 agosto in piazza Girino dei Ninfei, quartiere Corfù di Pineto. La kermesse vedrà protagoniste in questa prima edizione le patate abruzzesi, da quella della Vallata del Fucino fino a quella di Pizzoferrato, per poi terminare con quella turchesa. Proviamo anche a tracciare il programma esatto, insomma, della manifestazione. Allora, la manifestazione vedrà in scena degli chef stellati della regione Abruzzo che faranno, si esibiranno in un cooking show. In vetrina poi ci saranno tutte diciamo, le eccellenze abruzzesi, quindi in un percorso di degustazione dai prodotti enogastronomici fino ad arrivare alle etichette migliori dell'Abruzzo e alle birre artigianali. Protagonisti del venerdì sera sono Peppino Tinari del Villa Maiella di Guardia Grele, Claudio De Remigio del ristorante La Conchiglia d'Oro di Pineto e Fabrizio Camproni del Caprizio di Pescara. Invece sabato sera in scena ci saranno William Zonfa, che è l'anima del magione papale dell'Aquila ed è uno chef stellato da un paio d'anni, e Marzia Buzzanca della pizzeria gourmet Percorsi di Gusto dell'Aquila. Presidente del Consiglio regionale Nazario Pagano, si parla di eccellenza dei prodotti abruzzesi e degli interpreti della cucina abruzzese come Peppino Tinari, Fabrizio Camplone, William Zonfa e Marzia Buzzanca, due giorni con il gusto a Infiamma di Pineto. Sì, è un'altra bellissima iniziativa che tende a stimolare, a valorizzare e a promuovere un settore di fondamentale importanza per l'economia regionale, che è quello appunto della cucina e dell'agroalimentare. Infatti Infiamma, che è una bellissima iniziativa, mi congratulo con gli organizzatori e con l'associazione omonima, tende proprio a far questo, a far conoscere meglio i nostri prodotti. Ho visto che quest'anno per esempio proprio la patata del Fucino è uno dei prodotti che viene particolarmente valorizzato, ma anche la degustazione dei vini insieme appunto all'esplosione, fra virgolette, delle eccellenze legate alla cucina abruzzese, che è tale in quanto si avvale non solo di una storia antica, fino a qualche anno fa scarsamente conosciuta, della cucina contadina, magari rielaborata in chiave moderna, ma soprattutto importante perché si avvale di quelle materie prime di cui solo l'Abruzzo può vantare di averle, come l'olio d'oliva, appunto lo zafferano, la patata, l'aglio rosso di Sulmona. Insomma, abbiamo delle cose uniche, straordinarie, di cui evidentemente chiunque si occupi per valorizzarle e renderle e promuoverle, renderle più note possibile non solo in Abruzzo ma in tutto il resto d'Italia e del mondo, penso che questa cosa le istituzioni debbano affiancarla e agevolarla.